Edgar Wallace. Gli incubi di Edgar Allan Poe. I mostri di Mary Shelley. La suspense di Alfred Hitchcock. E l'orrore di Sfida al Diavolo. Io invece l'ho conosciuto il diavolo per lei, per la continuità della sua bellezza da cui non volevo separarmi. Io gli ho venduto la mia anima. Un'altra vita, un altro destino, un'altra morte? Misteriosi richiami, funesti presagi, vizi nefandi, agghiaccianti presenze. Sfida al diavolo. Solo i lampi della follia squarciano le tenebre del castello maledetto. Sfida al diavolo. I suoi capelli sono ancora così, così come erano allora. Forse quel castello rinchiude una creatura che un maleficio ha strappato alla vita. Una donna presa nei lacci di un mostruoso, fatale incantesimo. Sfida al diavolo. Stava a Beirut, ma adesso è venuto a Roma per uccidermi. È lui che m'ha sparato. Sfida al diavolo. La danza satanica della carne, dei sensi e delle anime condannate ad una tortura senza fine. E le scellerate imprese dei figli delle tenebre sovvertono le parole di Dio. Una satanica tempesta di terrori, di incubi e di sadiche violenze. Sfida al diavolo! Il diavolo! Ti hanno visto passeggiare con un'altra. Mi hanno detto che tu la tenevi per la mano. Io non credo che sia solo un'amica. Forse è stata un'avventura. Ti hanno visto, tu non puoi più negare quello che dice la gente di lui. Mi hanno detto.